Maurizio Sarri e José Mourinho, due allenatori chiamati quasi tre anni fa per portare il conflitto anche fuori dal grande raccordo anulare. Rieccoci però qui, dove sembra che vogliano risolverla ancora una volta alla vecchia maniera, gridandosi a mani nude, vecchio mio, da uno stadio olimpico infiammato d'odio e passione per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà Lazio-Roma. Edoardo Bove, qui l'indicazione la prende Felipe Anderson per rubare il pallone ad andarsene alla sua maniera, dal fondo il cross verso il centro, il miracolo di Rui Patricio sul colpo di testa di Tati Castellanos, che era andato in cielo, lui o Zaccagni, perché sono saltati in due. Qui bravo Felipe Anderson, prima a rubare il pallone, poi a travestirsi da colui il quale si è lanciato da solo in avanti. Bella parata, una mano di Rui Patricio, la migliore occasione per la Lazio al secondo minuto e 30. Vesino in inserimento offensivo, chiedo scusa il rettifico, non Zaccagni, che aveva le mani tra i capelli, batte la Lazio, ora il calcio d'angolo, lo batte corto col pallone restituito per un cross basso, colpo di tacco, palla in area, va a terra un giocatore della Lazio che si rotola dopo essere stato spinto da Huijsen, c'è Orsato, vediamo perché il pallone è stato buttato fuori, vediamo se viene chiamato al VAR, ci sono tutti i giocatori della Lazio intorno ad Orsato dopo la prima deviazione, calcio d'angolo battuto corto dalla Lazio, che poi ha giocato questo pallone teso in area di rigore, pallone che è andato Vesino con l'attacco, Castellanos che mette il piede, vediamo se tocca lui il pallone, sì, perché Castellanos tocca il pallone, ma gli arriva un calcio sul tendine d'Achille da parte di Huijsen, che va in ritardo, quindi Orsato potrebbe dover essere chiamato in questo caso al VAR da Irrati e a Battista. Orsato al VAR, Orsato al VAR, Orsato è all'on field review, il tocco di Castellanos e il calcio, Orsato fa già quasi per allontanarsi dallo schermo, vuol vedere per la seconda volta la riproposizione, che è però molto chiara e sarà calcio di rigore per la Lazio. Ci ha messo mezzo secondo Orsato, che nelle evoluzioni in area di rigore si era perso questo tocco in mischia, ma erano state talmente furenti le proteste biancocelesti e quelli della Roma non erano andati nemmeno a difendere Huijsen come spesso si fa, il tutto è capitato proprio di fronte l'area piccola, adesso si continua col conciliabolo in area di rigore e vanno anche a consolare gli altri compagni di squadra, il più giovane in campo, il giocatore della next gen della Juventus, sono andati un paio di giocatori della Roma a dargli una pacca sulla spalla, ma il pallone è stato posto sul dischetto da Mattia Zaccagni, sarà Mattia Zaccagni contro Rui Patricio, la rincorsa di Mattia Zaccagni sarà sotto la curva sud, rincorsa centrale, Orsato che ricorda a Rui Patricio di dover sostare con entrambi i piedi o con almeno uno in serie di calcio di Zaccagni sulla linea, vediamo, sono tutti assembrati poi gli altri giocatori al limite dell'area di rigore, il minuto è il sesto nel corso della ripresa, si attende solo il fischio di Orsato da Schio, che è il suo bel da fare, ma parte Zaccagni, la rincorsa, il destro di Zaccagni che porta in vantaggio la Lazio, spiazzando Rui Patricio e facendo impazzire tre quarti dello stadio olimpico biancoceleste. C'è qualcuno che fa segno calma con le braccia, difficile trattenere però l'esultanza di tutto il popolo laziale. Lazio che ha iniziato aggredendo nella ripresa, che è andata a prendersi il calcio di rigore direttamente dal primo calcio d'angolo battuto nel secondo tempo dopo lo stacco di Vesino e il miracolo di Rui Patricio, il calcio di Huijsen a Castellanos, quindi il calcio di rigore trasformato con freddezza glaciale da Mattia Zaccagni, rigore perfetto, Lazio in vantaggio per 1-0 al settimo. Attenzione alla Lazio, nel frattempo ancora Felipe Anderson in area, Vesino se l'allunga e sbatte contro Rui Patricio, ma ancora la Lazio in area, Zaccagni col destro, Christensen si oppone, Roma vicina al crollo, tenuta in piedi però da uno stop sbagliato all'ultimo di Vesino, che aveva tutto il tempo del mondo a 4 metri dalla porta, e dal coraggio di Rui Patricio che chiude la porta in faccia all'uruguaggio, si resta 1-0 al dodicesimo. Attenzione però ancora la Lazio, scusate, con Lazzari dal fondo messo in movimento il rimorchio, Vesino
sul fondo Vesino, era arrivato contando i passi sulla palla a rimorchio, un fattore l'uruguaggio, col colpo di testa che guadagna, colpo di testa che ha guadagnato il calcio d'angolo, poi per il rigore con questi due inserimenti. Tiro brivido per Rui Patricio, pallone che sibila di 10 centimetri rispetto al palo alla sinistra del portiere portoghese. L'altro portoghese in panchina vede le brutte, tanti cambi pronti, entrano Spinazzola e Asmun. No, adesso la Roma gioca col triplo centravanti, cioè, ragazzi, giocarono nello spazio di 2 metri, Lukaku, Belotti e Asmun. Il problema è che il pallone se lo sta scambiando tutti i giocatori che poi provano fiondate di 60 metri come questa che arriva in area. Belotti, Mandas, in due tempi Mandas con un miracolo sulla seconda parata, un coraggio straordinario nell'andare sul tentativo di Tapin a farsi fare fallo, la sponda di Asmun, il sinistro di Belotti, la prima parata poi era andato al Tapin. Capitan Pellegrini ci ha rimesso coraggiosamente il pugno mettendo il pallone in calcio d'angolo e poi prendendosi pure il calcio di Pellegrini in questo caso, che ha subito chiesto scusa. Occasione per la Roma che è arrivata un po' per caso con uno dei tanti lanci dalle retrovie che la Roma sta provando a mettere in area di rigore, dove però con tutti questi giocatori assembrati in poco spazio l'intesa pare essere vicina allo zero. Il cross di El Shaarawy, Lukaku in rovesciata, alto sulla traversa, Lukaku aveva stoppato il pallone con la testa, poi ha provato ad andare direttamente con la rovesciata alta sulla traversa di Mandas, era rimasto fermo come una statua di sale il portiere della Lazio su questo cross di El Shaarawy. Sì, Lukaku ci ha messo un secondo a coordinarsi, pallone che ha spiovuto non vicinissimo ma manco troppo lontano dall'incrocio dei pali alla destra di Mandas. Adesso c'è ancora una volta un giocatore della Lazio a terra in area di rigore, i crampi sono ancora una volta per lui, per Patrick. C'è già chi fa festa qui allo Stadio Olimpico, probabilmente non avendo vinto, che però la gara andrà avanti ancora per un paio di minuti perché siamo 50 secondi oltre il 7° minuto di recupero, ma per l'espulsione di Pedro per la litigata con Paredes si sta ancora giocando e si dovrebbe giocare fino al minuto numero 100 con Mandas che manda il pallone lontanissimo direttamente in fallo laterale dove Mancini lo fa spiovere, trova un pallone per rimetterlo con le mani ma non sa chi darla perché i suoi sono tutti in attacco, allora deve andare da Paredes, da ultimo uomo a testa alta a lanciare in avanti una preghiera lunghissima. Corre Asmun, si accoppia con Pellegrini che spalla a spalla tiene, poi mette la palla in fallo laterale, va petto a petto Asmun anche con Pellegrini. Adesso ci sono duelli e focolai di rissa in ogni zona del campo, ma parte la rimessa laterale, sponda di Cristante, chiama il pallone Mandas ma Vesino lo rinvia a campanile dando un'altra chance alla Roma con Spinazzola che la rigioca in area, il volo di Romagnoli colpito però dal gomito di Belotti, Romagnoli va a terra per Orsato, è calcio di punizione, era tutto fermo tra l'altro per una posizione preventiva di fuorigioco di un giocatore di una Roma che sta provando assalti all'arma bianca ma in maniera completamente confusionaria, ha portato a casa solo un'occasione e mezzo. Adesso vediamo perché Orsato continua ad avere cartellini in mano, mani in faccia di Asmun su Rovella, Belotti che se la prende con Patrick, Mancini adesso e Patrick che sembrano essere curiosamente i più civili, ha un rosso in mano Orsato e lo sta per, vediamo, sventolare a destra e a manca, crediamo, perché i giocatori sono tutti attorno al fischietto di Schio. Asmun sta abbandonando il terreno di gioco, è stato espulso per la manata, crediamo, a Rovella, data tra l'altro proprio di fronte a Orsato da Schio, Rovella che andava a proteggere Guendouzi alzando il gomito, Asmun l'ha andato però a prendere, Orsato aveva il cartellino in mano, sì, lo vediamo dalla riproposizione filmata, il cartellino rosso, derby che finisce un po' come ce lo aspettavamo naturalmente, con un tasso di lotta e di combattimento alto ma forse pure troppo alto pure per un contesto del genere. Scocca il 100° minuto, il rinvio di Mandas è lunghissimo verso Christensen che la rigioca di testa quando non c'è più tempo, è finito il quarto di finale di Coppa Italia, è finito il derby della capitale e come è capitato per 2 volte nella scorsa stagione, ancora una volta di misura, ancora una volta con un 1-0 vince la
la Lazio di Maurizio Sarri, trionfando con la gol di Mattia Zaccagni al 7° minuto della ripresa su calcio di rigore trasformato con glaciale e freddezza di fronte a una Roma che poi nella reazione ha prodotto troppo poco, poi l'assenza di Dybala, poi un gioco che è stato a un certo punto relegato a soli lanci lunghi verso un bunker della Lazio che ha però resistito senza tremare manco troppo. C'era Christos Mandas tra i pali, è il terzo portiere della squadra di Sarri, qui allo Stadio Olimpico non se ne è accorto nessuno, sbandierano ora i vessilli biancocelesti in tre quarti dello stadio, tanta delusione sotto la curva sud con i giocatori della Roma che vanno a chiedere scusa. La Lazio batte la Roma 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di Zaccagni al 7° minuto della ripresa e vola in semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Juventus e Frosinone che giocheranno domani sera. Linea a voi.